Ehi, benvenuti un'altra volta su Glitcheroad, benvenuti in questo caso in Owlboy. Cos'è Owlboy? Owlboy è un platform che si sviluppa non solo in orizzontale come gran parte dei platform, ma anche in verticale, perché lo scoprirete tra poco. Il protagonista è un uomo, mezzo gufo, e ho fatto vedere un pochino di gioco in una live che non potete vedere via replica perché poi volevo fare questa serie e... Fatemi sapere, farò un paio di puntate per prima cosa, una con principalmente trama, probabilmente perché ci sarà molta trama in questa prima puntata, e poi una con quasi prevalenza di gameplay. Mi fate sapere se volete continuare questa, volete che io continui questa serie con mi piace, commenti e views ovviamente, se vedrò che la serie non tira molto, non continuerò e mi getterò su altro. Allora, facciamo una nuova partita, ok. Riverito. Esaltato. Saggio. Questo è quello che dovrebbe essere, dovrebbe, a cui dovrebbe aspirare un gufo. Nei secoli abbiamo lavorato duro per lavorare, per costruire il rispetto a cui che ci è stato affibbiato, diciamo, e i tempi cominciano a essere duri, studente mio, dobbiamo portare il peso della gufità sulle nostre spalle, a quanto quello che dice. Posso vedere che sei già abbastanza, sei giovane, Otus, il nome del nostro gufo si chiama Otus, non c'è bisogno di essere così nervoso. Ah, ok, ora finalmente posso premere quando ho finito di parlare. Grazie mille. Questo è un grande momento per te. Anche se sei nato muto, sotto la mia tutela, sarai uno dei pilastri della nostra comunità. Bene, abbiamo un sacco di lavoro da fare. Non ti spaventare, non ti preoccupare, ti aiuterò io. Ok, va bene, tutto bianco? Ce la fa? Ok, credevo fosse bloccato, mi stavo spaventando. Sono onesto con te, Otus. Non sei andato benissimo nei tuoi studi. Penso che forse i tuoi talenti potrebbero essere da qualche parte, da qualche altra parte. Quindi oggi ti farò fare un po' di volo. Scommetto che volevi farlo da tempo. E beh, lui è felice. Guardate che faccia! Ah, Otus, che dolce! No, dolce, sembra un po' una faccia da pirla, in effetti. Vabbè, fa lo stesso. Bene, allora, se ascolti molto attentamente, l'unica cosa che devi fare, ascolta molto attentamente, l'unica cosa che devi fare è saltare dal pavimento e poi, quando sei in volo, ripremere. Ok, va bene. La tua cappa dovrebbe fare il resto. Vai, Otus! Sì, show me. Stavo leggendo semplicemente. Fammi vedere quello che sai fare. Wii, posso volare. Ora prova a muoverti un po'. Vedi quella piattaforma lì? Sì, quella. Vola lì sopra e a terra, va bene. E lì ti insegnerò delle figate. Ok, dai, dai, ce la puoi fare. Non ce la fa, non ce la fa. Ci ha provato, ma non ce la fa. Bene, Otus. Faceva veramente schifo questo volo. Devo dire, sono veramente deluso. Molti studenti lo fanno istantaneamente, subito. Oh, sad Otus. Domani torneremo agli studi normali. Mi fa male vederti così in netto nel volo. No, povero Otus. Veloce Otus, non c'è acqua in Vale, che è la città. Oddio, ho un vuoto. Mi perdonerete? La siccità non aspetta la tua pigrizia. Chiedo venia, ho avuto un attimino di... perché hai lasciato la tua acqua, la tua vasca d'acqua sul pavimento? Raccoglila immediatamente. Con LT la raccogliamo, c'è l'acqua. Aspetta. Stai versando l'acqua ovunque. Fammi vedere se c'è ancora dell'acqua.
metti la vasca, metti il vaso qua. Non devo lanciarlo. No, ma io non l'ho lanciato. Di poggiarlo, non lanciarlo, non l'ho lanciato. Forse perché sapevo come fare, però allora il gioco mi ha fermato. E ora con che cosa possiamo portare l'acqua ai villaggianti? Alla popolazione adesso? Non ti dimenticherò! Non lo dimenticherò! E farò in modo che la gente sia a conoscenza di quanto sei incompetente, cosa ci è costato. Hai capito? Oh, Madonna. Non posso descrivere quanto sono arrabbiato con te, Otus. Lasciami stare. Dovrò portare l'acqua veglia da solo. Myself. Ogni tanto mi parte l'inglese. No, povero Otus. Otus, hai fallito di nuovo e di nuovo. Mi hai deluso di nuovo, di nuovo, di nuovo. Oggi non ci sono lezioni. Quello che devi fare oggi è parlare con le altre persone. Semplice, no? Anche per te. Digli che cosa hai fatto con la tua inettitudine e non tornare fino a quando non so che hai parlato con tutti. Ah, povero Otus. Guarda che triste. Guarda com'è triste. Cos'è? Parliamo. La verità su di te? Sei sicuro di volerla sapere? Oddio, cos'è il nostro demone personale? Il nostro demone interno, interiore? Ah, è una scimmia, è la scimmia sulla spalla che ci dobbiamo portare dietro. Ok. Vuoi sapere la verità? Sei muto! E beh, questo lo sapevamo. Non parla, non può parlare, è muto. Grazie. Non mi hai detto una grande novità. Non puoi parlare a nessuno! Ah, ecco, è vero, non possiamo dire alla gente se siamo muti. Come facciamo a dire che abbiamo fatto una cagata se siamo muti? È vero, non ci pensavo. Perché sei così nervoso, Otus? Eh beh, hai tutte le ragioni per esserlo. Oh, la Madonna. No, povero Otus. Mi sta già simpatico, posso dirlo? A me sta già simpatico. È la storia di un eroe che sboccerà sicuramente. Diventerà una bellissima farfalla. Lo so, ma lo sento. Otus! Atos! Ah, sti capperi. Ah, finalmente sei sveglio. Ah, farei tardi. Faremo tardi. Meno male che ti ho svegliato, se no avresti dormito per un'altra ora. Esci dal bed. Dal bed. Esci dal letto immediatamente e incontrami fuori. Alzati, Otus. Oh, Madonna, però un po' avvelenato lo sei, eh. Fatti un caffè, va. Almeno ti svegli un pochino. Bravo. E andiamo fuori. E andiamo fuori. Come vedete, c'è tanta trama in questo momento iniziale, ma un po' come tutti i giochi. E questa è Velli, che è l'hub principale, la città principale dove è nato e cresciuto Otus. E come vedete, si sviluppa in verticale e molti dei livelli si svilupperanno in verticale. È molto 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 carino questo gioco e vedrete, spero di farvelo vedere, spero che vi piaccia. Non ti distrarre! Vieni qua sopra! Ce la faccio a volare, visto? Puppa, ora so come volare, finalmente Otus. Allora, cercheremo di sorvegliare Velli oggi. Ci sono pirati, ci sono stati dei pirati qua intorno ultimamente. Dimmelo, dillo a me o dillo alle guardie se vedi qualcosa di sospetto. Qualche domanda? No? Bene, vai. Wow, sì, vai, non è che devi fare il figo che c'hai le ali grosse, eh? C'è la luce, però sono, cioè, so come usarle. Non è importante la dimensione, ma è saperlo usare. E io le so usare, guarda. Wish. Ecco, queste monete poi vedrete che cosa serviranno e nei primi livelli non viene detto, poi vedremo più avanti perché ci sono queste monete. Che cosa mi dice qua? Esamina.
Allora, più in alto la piazza di Velli e la residenza di Otus qua sotto. Lo sappiamo che la residenza di Otus è qua sotto. Invece, un modo per curarci sono questi oggettini che dobbiamo tirare fuori dal terreno e mangiare. Come vedete, è aumentata la barra. Adesso credo che con questa non aumenti più, perché credo di essere. No, invece ancora un pochino è aumentata. Se va sulla zona viola possiamo fare alcune cose in più, possiamo muoverci più velocemente, possiamo raccogliere, vedrete, poi alcune cose non ve le posso dire adesso. Chi sei? Tanto scusate, ma ci sono gli anelli, non posso evitare degli anelli, prendere degli anelli, mi sento male se non lo faccio. Dov'è quella bestia schifosa? Perché era tutto nero? Piazza di Velli, Otus Residence, va bene, lo sappiamo. Ui, dov'è? Ho visto un'ombra. Dov'è finita l'ombra? Andiamo. Questa cos'è? Esamina. No, non capisce. Qua ci sono altre monete, vi faccio vedere soltanto una volta, poi semmai queste me li farò poi da solo. Queste sono monete, è importante raccogliere monete e vedremo poi perché. Salve! Opla, ok. Hey man, vai, fai un po'. Hey man, ci stava a dirlo in inglese. Cioè, ciao Fre, va bene, ciao Fre, te lo traduco in ciao Fre. Sei di ronda oggi? Sì. Vorresti fare qualcosa dopo? Otus e Geddi, la squadra infermabile, inarrestabile. Guarda com'è felice Otus. Sono amici. Potremmo fare un viaggio ad Advent oggi. Fammi sapere quando hai finito oggi, per la giornata. Io finirò di sistemare questo cannone, bisogna essere preparato per tutto, no? Ok, Geddi, ci vediamo dopo. Andiamo a vedere. Salve. A terra. Otus, ok. Ehi, piccolo Otus. Guarda, cerchi pirati? Penso di averne visti. L'ho visti a ovest, al punto di vista. Come si chiama? Lookout, maybe check it out. Ok, controlla. Ci potrebbero essere dei combina guai intorno al villaggio. Non sei te, vero? Qualcuno ha rubato i miei bongo. Non essere pigro. Non ti preoccupare. Di guardia, torre di guardia, come posso dire? Sei il punto di guardia, direi. Sì, però voglio vedere un attimo. Qua c'era una ragazza, fatemi un attimo vedere. Questi sono altri cibi. Fatemi un attimo parlare con questa persona. No, non volevo entrare. Chiedo venia. Non era mia intenzione entrare. Questa è la casa di questa ragazzina. Non so chi sia. Dov'è? Ah, ok. Per un momento. Oh, ciao Otus. Sei di ronda? Ho sentito che c'è un combina guai che gira qua intorno. Spero non sia un pirata. Ho sentito un sacco di storie dell'orrore sui pirati. Ci sono rumors. Ci sono anche voci di uno enorme. E come possono quelle navi stare a galla per aria? Perché poi sono per aria. Se ci sono pirati grossi così. Ah, ma se noi siamo al sicuro qua, Velli, è vero? Non giocare troppo in giro, eh? Cerca di essere concentrato. Ok, va bene, adesso potremmo andare, andiamo, dai, andiamo. Lo so che c'è un uomo nella sauna e poi semmai lo andremo a vedere magari nella prossima puntata, non lo so. Non possiamo distruggere quest'uomo, questa roba. Cutscene. Cutscene. Oh, boo! Ah, l'hai ciulato, Fib. Grazie, Bonacci. Eh sì, Bonacci. Ah, sì, Bonacci. Ah, a quanto pare può volare. Ah, sei così un gatto spaventato, Otus. Le gufi dovrebbero essere fieri e senza paura. Tosti e senza paura. Sei sicuro di poter fare la ronda? Non pensano tutti che sei un idiota? Cioè, nel senso, tu sei veramente. Sei veramente un gufo? Ma
fare questa domanda è inutile, non può risponderti, Fib. Ah, è vero, è muto. Muto, stupido Otus. Ehi! Lasciate stare Otus! E andate a far la ronda, o lo dico a Strix. Grazie, Geddy. Oh. Sed Otus, di nuovo. Non stare a sentire Otus. Sono solo dei bambinetti. Fanno solo i bambinetti, vabbè. Ti posso unire? Mi posso unire a te? Ti posso unire. Mi posso unire a te? Potremmo fare la ronda insieme. Vi faremo vedere. Raccoglimi e andiamo. E a questo punto ci uniamo a Geddy. E questo è uno dei meccanismi di Old Boy che adesso vedremo. Raccogliere un determinato tipo di compagno per fare da braccio armato a Otus. Potete con come si chiama? L'analogico destro possiamo mirare e poi possiamo sparare. Possiamo anche mollare Otus in giro. Whee! Non vi preoccupate, lo fiondo giù da una rupe appena possibile. Perché lo so che la prima cosa che state pensando è: buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù. Sì, non vi preoccupate, lo buttiamo giù. State tranquilli, prima o poi lo buttiamo giù. State tranquilli. Ehi, sembra che ci sia un pigrone nel villaggio. Eh sì. Sei tu il combinaguai che sta girando intorno alla città, Otus? Sembri veramente un combinaguai per me. Vero? Ho visto Asio andare dal professore. Per uno così rigido come severo come Asio, non ti lascerà andare facilmente. Ora cerca di essere un bravo gufo e ritorna ai tuoi lavori, ai tuoi obblighi. Vero? Andiamo da gufo, dai. E andiamo da Asio, da quella merda. Mi sta già sulle balle. Più più più. Ah, scusa, mi schiatto tantissimo, però ora è il momento. Siete pronti? Wow! Non potevo evitare di farlo. Stai attento quando mi molli, Otus. Va bene, era un giochino, era uno scherzetto, era un simpatico scherzetto. Oh! Esce sempre da lì comunque. Va bene. Non sono molto bravo a volare. Ah, me ne ero accorto. Andiamo. Andiamo dal professore, va bene. Va bene. Entriamo dal professore. Quindi, come puoi vedere, Asio, questo schermo è il cuore della macchina. Perché ha un libro in testa? Vabbè. Fa lo stesso, fa vedere la mappa dell'area generata in tempo reale. È la mia più grande conquista. Non capisco. Abbiamo le mappe. Noi gufi teniamo le mappe aggiornate. Non essere sordo, Asio. L'isola galleggia in qua intorno e ci sono ormai pochi gufi rimasti. Questo è il futuro. Attenzione. Tecnologia posso dire groundbreaking che rompe il terreno, si può dire groundbreaking sensazionale, come posso dire innovativa, ecco così, al lavoro. Mi sembra vada tantissimo, Fre. No, non sta andando. Non sono impressionato. Ah! Funzionava perfettamente prima che venissi. Qualcosa deve essersi. Eh? C'è uno tuo studente nel mio laboratorio, Asio. Otus, cosa ci fai qua? Dagli un po' di spazio, Asio. Finché va bene, finché non rompe qualcosa di nuovo, va tutto bene. Non stare qua per troppo tempo fermo a fare niente. Vai fuori e cerca i pirati. Va bene, d'accordo. Posso parlare con te? Comunque la mia macchina per mappare è incredibile. Anche tu poi devi dirlo, Asio. Senza senso.
Noi gufi l'abbiamo fatto per centinaia di anni, il tuo tentativo di vanificare la mia influenza nel villaggio è patetica. Ah, vecchio schifo. Tu pensi che io stia facendo politica? Sei troppo orgoglioso, Asio. Lo stai dicendo dopo aver sputato alla mia eredità, al mio presente, passato, futuro. Mi dispiace che tu abbia questo pazzo come mentore, Otus. Vabbè, meno male che qualcuno è d'accordo con me. Heritage è la mia. Mi viene Legacy come. Però non è italiano, è inglese anche quello. Ho dei problemi. Va bene, facciamo un'ultima cosa. Guarda come diventa rosso, caldissimo. Fa caldo, eh? Mi ricordo il giorno in cui eri nato. In cui sei nato. Va bene, quindi. Cosa c'è che non va? Non riesce a tenere il caldo? Non ti preoccupare. Ah, no, stai preoccupato con suo Sticks. Ti sta rompendo le scatole. Non ti preoccupare. Oh, vai un po', vieni un po' in quest'acqua che potrebbe fare. Quest'acqua calda potrebbe farti stare meglio. Sembra che tu non stia reggendo il caldo. No, fammi insegnare qualche piccolo trucchetto per evitare di soffrirlo. Senti? Devi accettare l'acqua che si riscalda. Rilassati. Provaci. Ops, sono ritornato bianco. No, ho visto. Non ti dimenticare di prendere il tuo tempo di rilassarti. Prendi questo consiglio da Toby, è un rilassatore. Perso tutta la mia vita praticamente. Cioè, non bene. Ho subito dei danni praticamente. Va bene. Vabbè, andiamo a vedere dove diavolo è quel combina qua. Cosa c'è, Solus? Stai girando a cercare pirati oggi? Oppure stai scappando se trovi qualcuno? Ah! Guarda questo ragazzo, non può stare ne non sa stare neanche in piedi. Voi merdacce. Eh no, non è propriamente merdacce, però vabbè, avete capito. Ancora? E scappano via come dei pupsis. Stai bene? Ah, sì. Grazie. Sei uno degli studenti di Strix? Non ti ho mai visto. Ah, sì. Bonacci e Fib sono i miei compagni di classe. Sono dei. Grandi amici. Il tuo nome è Solus? Senti, anche noi abbiamo avuto la nostra dose di guai con questi due poveri pirla. E se ti danno altri problemi, basta gridare e noi arriviamo. Grazie, ragazzi. No, sto bene. No, però. No, scusate, ho sbagliato. Hanno ragione, sono un codardo. Non dire cose così su te stesso, ragazzo. Ascoltami. Qualcuno, aiuto! Mandolin! Ah, si chiama Mandolin. Ah, il rompiballe. È il troublemaker. Il combina guai. Veloce, Solus! Chiedi aiuto! Otus, raccoglimi, andiamo. Via, andiamo. Andiamo a prendere. Andiamo a prendere. Via, ho sbagliato strada. Vieni qua. Vieni qua! T'ho quasi preso. Vabbè, mi raccolgo un attimo di vita per. Cosa? Avrei bisogno di un po' di vita. Non si sa mai se è un combattimento, devo recuperare un po' di vita. Ok, c'è ancora uno? Va bene, basta, non importa. Andiamo. Vieni qua. Casa mia non si tocca, eh? Non ci provare mai più. Scusate, eh. Non potevo evitare. Wow, ora posso spaccare le scatole in tutti i sensi. Dove sei? Dove è andato? Ah, c'era ancora questo. Perdonerete, ma la mia ossessivo-compulsività è grave. Sono troppo ossessivo-compulsivo. C'è ancora da andare giù. Un attimo. Cassa. Cassa contenente un botto e 3/4 di monete. E andiamo. Vedo qualcosa che.
Ah no, questo è una cosa da lanciare. E basta, ok, va bene, d'accordo, andiamo. Ho un po' di combattimenti, va. Otto, sguarda, è il gommino guai. Andiamolo a prendere. La tua unica cosa è lanciare casse. Raccogli. Vai, uccidi. No, scappa. Farlo scappare. Sei illuminato? Sei illuminato. Vabbè. Sei illuminato? Non posso esaminarlo. Ok, va bene, d'accordo. Andiamo. Ah, nemici! Spara, 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 spara. Se scoppiano mi fanno male. Boh, vabbè. Lo scopriremo sicuramente quando me lo prenderò. Me ne prenderò uno in faccia fortissimo. Mi ci gioco quello che volete. Cambiano gli anelli. Più, 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 più. Come vedrete ci sono anche degli elementi di puzzle. Anzi, lo vedrete adesso. Dobbiamo passare di qua. Però, come potete immaginare, non c'è la strada, ma c'è un bottone. Se vogliamo... Get di qua. Puff. Si apre la porta, ovviamente. Non abbiamo letto Get di un attimino, così almeno ce le togliamo tutte oggi. E la prossima puntata ci dedichiamo al gioco vero e proprio e basta. Otus, Get è il migliore amico di Otus. Ed è il difensore, il meccanico difensore di Velli. Get porta una pistola blaster. È efficiente nella maggior parte dei combattimenti, ma non contro la roccia solida o il ferro. È importante quello che ha appena scritto. Non funziona contro ferro e roccia solida. Vedrete perché è una cosa particolarmente importante. Lo vedrete, lo vedrete. Mi devo curare, secondo voi? Fatemi vedere. Sì, un pochino, sì, mi devo ancora curare. Mi dovevo... Fermi questo tranellone. Eccolo là. E qua mi lanciano una roccia. Come potete vedere, sparare a questo non porta niente. Anzi, si fa 4 risate quella merdaccia. Io allora raccolgo la roccia e gliela lancio fortissimo. Oh! Paura, eh? Ciao, scappato. Direi che è scappato. Raccogliamo un Geddi e andiamolo a prendere. E poi ci salutiamo dopo questo momento di combattimento. Allora, qua c'è una roccia, lo vedo. E come vedete si alterneranno combattimento a trama, a un pochino di puzzle, niente di particolarmente difficile, ovviamente, niente di particolarmente difficile, è molto procedurale tra l'altro, ma non procedurale nel senso che sono generati proceduralmente, ma procedurale come... Ah, attenzione, attento! Che si impara piano piano come far funzionare i puzzle. Otus, Otus sveglia! Per favore, dimmi che sei a posto, Otus. Sto bene. Yeah. No, non lo posso dire perché sono muto. Oddio mio. Non credo che queste grotte fossero così pericolose. Aspetta, amico. Arrivo. Facciamo ancora. E uniamoci e poi ci salutiamo. Allora, questo mi dice di fare spin. Se mi metto sopra faccio spin, spin. Non era molto difficile, capisco, però piano piano si complicheranno. 15, 14, 5, 15, 6, 28, 5, non so cosa voglia dire, però va bene. C'è un gufo, un qualcosa di una zampa e un robo, non so. Non so cosa voglia dire al momento. Come dicevamo, questa è ferro. E non è roccia, è ferro. E come dicevamo, i blaster non possono aiutarci per distruggere il ferro, ma le nostre ali, a quanto pare, sì. Non so perché, però va benissimo, se no non ci saremmo mai mossi di qua. Spacchiamo tutto, anche perché dal ferro escono fuori delle monete. Io questo non lo posso uccidere. Questi, come vedete, le mie ali le possono solo stordire i nemici, quindi non possiamo uccidere. Quindi questo lo stordiamo e passiamo attraverso e via. Questo è ferro, questo è ferro. Steg, bottone.
Ciao. Non ci provare. Non ci provare. Su, molto, con molta calma. Si chiude tutto. Questa roccia. Qui ci sono spine. Non possiamo volare troppo in alto. E questa è una menata. Aspettate. Ok. Abbiamo fatto. Aspettiamo che. Ok. Via anche tu. C'è qualcosa qua oltre? Direi di sì. Perché sennò. Boing. E ora. Però. Ah, scappa. Vabbè. E ci apriamo. Andiamo giù. Qui. Ah, ok. Qui. Allora, qua. Sì, direi che è abbastanza comprensibile quello che bisognava fare qui. Ok. Salve. Oh mio Dio. Oh, Geddy! Fiu! Ura! Woohoo! Weepy! Così. Ti ho trovato! E sono vivo! E anche tu! Siamo micidiali! Siamo fantastici! E guarda che faccia felice che c'è Otus. Ma stai calmo, Otus, non c'è tempo di festeggiare. Guarda, sei tu che festeggiavi, però va bene, nel senso, io facevo soltanto, sfoderavo il mio sorriso 5 stelle. Ma cioè, dovremmo uscire prima che qualcos'altro ci cada sulla testa, vero? Collassi. Andiamo. Let's go. Andiamo a uccidere e usciamo da qua. Ok. Ogni nemico c'è una cazzo. Dobbiamo? Per forza? Questa è roccia, è roccia. Questo è albero, quindi possiamo farlo. Non volevo distruggere i cose, le piantine. Vabbè, intanto non è. Non è un dramma. Ok. Niente, bastava saperlo. Quella era pietra, quindi non potevamo distruggerla, però con le nostre cose sì. No, non mi colpire. No, 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 non t'ho visto, non t'avevo visto, non t'avevo visto. Ok. Qua c'è una cassa. Ah, se tengo premuto, ecco, se tengo per... Devo tenere premuto, in poche parole. Ok, va bene. Arriveremo dal boss? Ma chi lo sa, scopriremo solo vivendo. Dopo aver aperto questa cassa, aver raccolto un sacco di cose. Quindi, vedremo cosa c'è oltre questa porta nella prossima puntata, con un pochino di combattimento in più, come vedrete. Anche adesso un pochino di combattimento, un pochino di quello che succede nel mondo di Owlboy. Lo avete visto? Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, condividete con persone a cui può interessare questo genere di cose. Gli indirizzi per contattarmi sono qua in alto a sinistra, tra poco vedrete anche dove iscrivervi, il pulsantone dove iscrivervi, l'ultimo video e un altro video che ho scelto, così come voglio io, un'altra mia scelta. Detto questo è veramente tutto, ci vediamo la prossima puntata con un pochino di combattimenti. Fatemi sapere, è una serie nuova, fatemi sapere se vi piace veramente, perché... Così continueremo questa sera, altrimenti la interromperemo dopo 2 puntate/3, d'accordo? È veramente tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Ta-ta!